Welcome back, come dicono gli inglesi, oppure come diciamo noi, bentornati, che vabbè, fa meno figo, però è più chiaro forse. Bentornati sul canale dove si parla scherzosamente di cose serie e seriamente di cose scherzose per un nuovo unboxing, o come dice un mio amico che lo dice in italiano, spacchettamento, però ormai io odio le parole barbare, però ormai unboxing è un po' come vado a vedere un film, non si dice vado a vedere una pellicola, anche se la traduzione è quella. Comunque, eccoci a un nuovo spacchettamento e apriamo questa cavolo di busta e vediamo cosa c'è dentro. Ricordatevi di usare sempre taglierini di sicurezza e con molta cura e lentamente, perché se vi scappa la lama del taglierino vi fate male. Allora, vediamo un po' il nostro pacchetto. Ok. Cosa abbiamo qui? Abbiamo due coppie di guancette per la Glock. Ora vi metterò una bella foto per farvi capire perché due coppie. Io gli avevo chiesto una coppia a Tony, non ha mandato due coppie perché ha fatto due diversi tipi di incisione, una più leggera col laser più leggero diciamo, e una più pesante col laser che ha inciso di più, e me l'ha mandate tutte e due e le chiameremo prima generazione quelle più leggere e seconda generazione quelle più incise. Lui queste le vende, poi vi metto tutti i link di Tony, non c'è problema. Allora, e poi mi ha mandato, oltre alle guancette, la patch del canale, però incisa al laser su ecopelle, e è formidabile, la spiaccicherò da qualche parte di sicuro perché è bellissima. Allora, e poi mi ha mandato un po' delle ogive che fa lui con Ored. E anche un altro amico me ne deve mandare un pugnetto. Sono per una recensione che voglio fare di vari tipi di ogive, partendo dalle più economiche, arrivare alle copper plate e alle Ored. Comunque vediamo un po', poi le proviamo al poligono e vediamo come vanno. Noi ci vediamo al prossimo video, sempre ovviamente circondati dagli zombie, sempre pronti a dire cazzate sulle cose serie e a parlare seriamente di cazzate.